Fra Galgario è forse il ritrattista più virtuoso dal punto di vista tecnico della pittura del primo Settecento lombardo. È un ritrattista di aristocratici che egli indaga, diciamo così, impietosamente e con un rigore analitico quasi come gli illuministi lombardi, come il Parini indagava la società del tempo. C'è questo atteggiamento lucido, illuminista, con cui Fra Galgario incontra questi personaggi, e li incontra però in tutto lo sfarzo delle loro ciprie, dei loro belletti, delle loro stoffe, dei loro velluti, e in qualche modo questo suggerisce in modo straordinario l'idea che si tratti di una società al tramonto, che è stato detto che sono aristocratici ormai consegnati alla loro fine nelle braccia della rivoluzione francese, e Fra Galgario fa di tutto per esibire, diciamo, entrare nel segreto di questa loro eleganza, proprio perché si rende conto che questa loro eleganza, questa loro fragilità è qualcosa che è in equilibrio instabile con l'abisso.